A volte le canzoni correlate da video più sono controverse e più hanno successo. È il caso di Domenico Bellocco, rosarnese, in arte Glock 21, nome che rimanda alla pistola semiautomatica austriaca, divenuta un simbolo nell'America violenta delle gang metropolitane che sta sparigliando sul web. È il giovane trapper del singolo numero 1, videoclip che in poche ore ha registrato migliaia di visualizzazioni su YouTube. Video, testo e canzone che ha fatto infuriare e indignare il sindaco di Rosarno Giuseppe Ida. Mi sento di condannare con forza, ha evidenziato il primo cittadino, il discutibile contenuto del testo di questa canzone. Il video è quasi un inno che inneggia alla malavita organizzata. Le atmosfere sono cupe, con un incitamento alla violenza e all'edonismo stupido e sfrenato. L'autore del testo afferma di avere roba pesante addosso, facendo riferimento in modo ambiguo ad oro e gioielli. Ma il nesso invece sono le armi, che nel videoclip sono in bella vista. Subito dopo il trapper lancia un'affermazione quasi a dire: la città è cosa nostra, Rosarno è il paese nostro. Alcuni osservatori fanno notare che il testo della canzone potrebbe essere intrecciato al presunto boss Gregorio Bellocco, arrestato in un bunker a Rosarno. E questa esposizione mediatica negativa al sindaco non è proprio piaciuta, e in una nota stampa diramata a nome di tutta l'amministrazione comunale il sindaco ci va giù duro. Il ritornello, scrive Ida, della pseudo canzone recita: siamo i numeri uno. In realtà i numeri uno sono quelle ragazze e quei ragazzi impegnati nello studio, nel volontariato, nello sport e nell'associazionismo sociale, quei cittadini che credono nella cultura, nella legalità, nel rispetto reciproco e nelle regole della civile convivenza. Sono quelle persone che col loro impegno quotidiano alimentano la speranza di vivere in un paese finalmente libero dal gioco dell'andrangheta e le sue malefatte. Sono loro, sottolinea l'amministratore, i nostri numeri uno. E poi ancora osserva: ostentando ricchezza, inneggiando all'uso di armi e violenza, non fate altro che rappresentare una città nella quale regna il caos e la cultura della sopraffazione. Rosarno, ripete indignato Ida, non è quello che avete tentato di rappresentare e non ha bisogno di ulteriore cattiva pubblicità. Ai giovani della mia città dico: studiate, impegnatevi con onestà e sacrificio per raggiungere i vostri traguardi. State alla larga dal mito dei facili guadagni e ambite a un futuro fatto di legalità.